Il judo, la lotta, il karate e le arti marziali in genere sono discipline che stimolano una spiccata attività neuropsichica e richiedono un'ottima preparazione fisica. Esse consentono inoltre di trasmettere valori positivi in chi li pratica, come il divertimento, il rispetto, l'equilibrio, la sicurezza, l'educazione e l'armonia con se stessi e il prossimo, esaltando quelle virtù imprescindibili nella vita quotidiana. Un elemento fondamentale per capire la mole dell'intero movimento sportivo in Italia, come evidenzia un recente studio Istat, da cui emerge che le arti marziali sono ad oggi il terzo sport più praticato dai bambini maschi tra i 3 e i 10 anni di vita, dopo il calcio e il nuoto. È senza dubbio un dato notevole, che va a confermare come, di fatto, oggi le palestre siano uno dei pochi centri di aggregazione giovanile rimasti. La FILCAM rappresenta una comunità sportiva ben radicata sul territorio nazionale. Ne è una tangibile dimostrazione anche il fatto che la federazione, in più di 100 anni di storia, abbia raggiunto numerosi traguardi agonistici, arrivando a superare le 1000 medaglie vinte in gare ufficiali. Con l'ambizione e la tenacia di migliorarsi sempre di più, la FILCAM punta ad accrescere i successi finora conseguiti, ponendo al centro della sua attività 4 punti cardine: proseguire con il positivo trend di crescita del numero dei praticanti, soprattutto tra i giovani, diffondere le discipline federali nel mondo scolastico con progetti di promozione specifici e qualificati, aumentare l'appeal e la visibilità delle attività sportive attraverso eventi promozionali di alto livello e con forte impatto sociale, incrementare le entrate dagli sponsor per instaurare un circolo virtuoso a sostegno dell'attività federale.